credo che abbia definito il potere di capo dello Stato potere a pensare morte, no? Cioè, non, si riferiva, diciamo, ai poteri che vengono collegati alle cosiddette crisi di sistema, cioè quando avvengono delle crisi di sistema, i poteri del Presidente della Repubblica sono così portati un po' a dilatarsi, così a rafforzarsi. Ma io volevo un po' andare un po' per chiedere al professor Roglio, sottopongo a lui questa riflessione. Poi, insomma, le costituzioni sono anche autorappresentazioni di un popolo, non sono solo un fatto meramente normativo, ma hanno anche una loro dinamicità, un loro dinamismo. Ecco, questo dinamismo può essere anche, così una domanda, anche condizionato un po' dalla storia di chi è il capo dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, e anche dalle circostanze specifiche di un dato momento che poi rendono quel vissuto particolarmente importante nelle decisioni che vengono prese. Allora, se dovessimo così analizzare quasi gli ultimi fatti, il mondo si trova, diciamo, un po' ambiguo, un po' come è accaduto anche in altre circostanze. Un video che richiede, un po' per così riprendere un po' un'espressione così schmittiana, no? La lingua d'ostis, no? Quindi bisogna schierarsi, no? Le appartenenze un po' vanno indefinite, le vanno un po' anche ricollocate. Ecco, per sua storia, Mattarella è un filo atlantico. Ah, io che era ministro della difesa quando l'Italia sta così portato avanti il suo impegno militare nei Balcani, ha anche diretto un servizio importante in materia di sicurezza nazionale, il COPASI. Poi credo che la sua cultura è un europeista, un atlantista, un filoamericano, credo che abbia nella DC probabilmente il suo punto di riferimento poteva essere Andrea, forse più filo atlantico, che ha avuto delle persone. E in questa fase in cui tra l'altro oltre a una questione di tipo così non dico militare, perché poi esiste anche un problema di difesa dell'Europa, cioè che aveva chiaramente avuto indagato per uno dei principali così promotori, no? Di interventi in quella direzione. Ma sulla questione che riguarda in particolare lei, che riguarda l'Europa, che riguarda il sistema economico, che fa riferimento anche quello di San Paolo, credo che qui abbia così fatto premio sulla sua decisione la sua provenienza, il fatto che probabilmente, lo dico come diciamo in maniera un po' provocatoria, credo che nessun capo dello Stato in Italia sia mai potuto diventare tale senza il pace dell'Italia. Credo che se noi dovessimo analizzare la storia di tutti i presidenti della Repubblica, nessuno ha mai con gli esperti che era addirittura molto anche avevo scoperto. Anche dal punto di vista scenico, c'era proprio una palese dimostrazione di fedeltà di realtà atlantica. Quindi nessuno ha mai potuto forse, napolitano assolutamente, filoamericano, già aveva filoamericano dentro il PC, quindi immaginiamo quello che è accaduto dopo. Ecco, professore, ma quando un cibo anche nella classe così quelle quotidiane, delle decisioni, degli atteggiamenti, proprio anche delle incontre a una presidenza, il vissuto è la collocazione internazionale del paese. Grazie direttore, ho l'impressione che sia giunto il momento di chiamare in modo un agente provocatore, perché qua i costituzionalisti stanno assumendo un atteggiamento troppo neutrale su questa vicenda. Quindi io in modo molto neutrale dirò anzitutto che Mattarella ha sbagliato e ha sbagliato alla grande. Non siamo all'impeachment, ma la strada poteva anche cominciare ad essere presa. I poteri del Presidente della Repubblica, l'abbiamo ascoltato dalle relazioni precedenti, sono giustamente variabili e dipendono da una serie di contesti, primo fra tutto ovviamente la Costituzione, e quando noi parliamo della Costituzione in senso materiale, non di quella formale scritta, il che significa parlare del testo costituzionale, delle leggi costituzionali, delle leggi di attuazione e delle consuetudini costituzionali.
Ora, per consuetudine costituzionale, il Presidente della Repubblica in decine e decine di casi ha rimandato indietro proposte di nomina di ministri. Solo che per i primi 35 anni della nostra Repubblica noi non abbiamo saputo nulla, perché quelli erano interna corporis, non uscivano. È evidente che in una società ormai liquida, come dice Bauman, e dell'informazione, come dice il professor Loiodici, certe notizie trapelano e scatenano quello che poi è accaduto. Teniamo presente che il Presidente della Repubblica ha due livelli di discrezionalità diversi. Uno per quando individua il futuro Presidente del Consiglio, un altro per quanto deve individuare e nominare i ministri sulla proposta del Presidente. È chiaro che la nomina del Presidente del Consiglio è vincolata ad una serie di parametri, tra i quali ovviamente e principalmente la legge elettorale. Una legge elettorale di tipo maggioritario costringe il Presidente della Repubblica a designare il vincitore delle elezioni. Una legge elettorale pasticciata come quella che abbiamo oggi in Italia, che ha dato il risultato che ha dato, e l'abbiamo visto tutti, ovviamente genera dei momenti di ampliamento della discrezionalità del Presidente. E poi c'è il secondo livello. La discrezionalità nella nomina dei ministri non è condizionata dalla legge elettorale. Giustamente, è stato ricordato prima, i presidenti nella consuetudine costituzionale, per i casi che conosciamo, i vari Previti, eccetera, eccetera, che abbiamo nominato, hanno sempre visto per consuetudine il no alla nomina di un determinato ministro per motivi o di dignità personale, perché si trattava di un condannato, oppure per motivi di opportunità politica, perché si trattava di una persona inquisita o sottoposta a processo. Questa è una consuetudine costituzionale che in linea di massima tutti i presidenti dovrebbero rispettare. Però sappiamo bene che le consuetudini costituzionali hanno una particolarità, cioè che non si formano con la ripetizione costante nel tempo di un comportamento, si possono anche formare in un colpo solo. Mattarella, in questo caso, ha creato una nuova consuetudine costituzionale che individua una nuova categoria per opporre un diniego a un possibile ministro. Esatto, bravissimo. Cioè noi siamo arrivati al punto in cui un Presidente della Repubblica ha detto no ad un ministro non perché fosse inquisito o perché fosse sotto processo, ma perché ha espresso delle opinioni scientifiche, neanche politiche, scientifiche, secondo le quali lui riteneva che non va bene così in Europa, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo, scusate, e se un prossimo governo dovesse dire nel suo programma che espone al Presidente della Repubblica: ehi, sono passati 70 anni dal 1948, queste regioni a statuto speciale che si succhiano tutte le risorse della nazione, che senso hanno oggi? Noi le vogliamo abolire nel nostro programma di governo. Beh, che facciamo? Diciamo no a quel governo perché in questo modo violerebbe il 116 della Costituzione? O un governo che presentasse un'ipotesi di rafforzamento del sistema penale, pene più dure, basta con queste attività di recupero dei condannati? Che facciamo? Diciamo no perché viola l'articolo 27 della Costituzione. E quando un governo addirittura, e sto parlando del governo Renzi e Napolitano, quando un governo nel suo programma dice: io voglio modificare e rottamare metà della Costituzione, gli è stato detto di sì, allora c'è qualcosa che non quadra in questo sistema. E perché in questo caso invece ha potuto dire di no? Secondo interrogativo: quando Conte ha rinunciato e è arrivato Cottarelli e poi è ritornato Conte, se Conte avesse detto al Presidente della Repubblica: Savona va al Ministero dell'Economia, che cosa avrebbe fatto il Presidente della Repubblica? Poteva fare qualcosa tipo il rinvio delle leggi al Parlamento, che lui può fare una sola volta. Il Parlamento vota una legge, al Presidente non piace,
te la rinvio, ma se il Parlamento la riapprova, tu sei obbligato a prolungarla. E in questo caso questo sarebbe stato un precedente pericolosissimo. Ma la cosa, a mio avviso, ancora più pericolosa, e chiudo qui questa provocazione, sono le parole di Mattarella. Allora, non vuoi Savona per motivi di non condivisione scientifica. Non vuoi Savona perché tu sei presidente, sei europeista, il presidente non è garante di niente, il presidente rappresenta l'unità nazionale, il garante della Costituzione è la Corte Costituzionale, non è il Presidente della Repubblica. Ma nel momento in cui mi si viene a dire no a Savona, perché altrimenti si configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e delle famiglie italiane, evidente richiamo all'articolo 47, pericolo di forti aumenti degli interessi per i mutui, in questo modo si riafferma concretamente la sovranità italiana con il no a Savona. Mi dispiace, ma Mattarella sbaglia in pieno, perché con questo atteggiamento lui ha limitato la sovranità popolare. Il suo errore più grave è proprio nel suo comportamento, la violazione dell'articolo 1 della Costituzione. Non lo poteva fare. Professore, io ho fatto domanda, che diciamo, cercavo un po' di capire quale fosse stata, secondo lei, c'è stato un intervento Senta, noi viviamo in una società condizionata. Noi oggi in Italia viviamo in una società condizionata dai mercati finanziari, dall'Unione Europea e dalle sovranità esterne che condizionano la nostra. Questo sistema deve finire. Io non ho votato ovviamente né Lega né 5 Stelle, ma la rivendicazione della sovranità popolare italiana, credo che sia arrivato il momento di dirlo da parte di tutte le forze politiche, perché noi non possiamo votare come pretende la BCE o come pretende la Goldman Sachs di New York. Noi dobbiamo votare e abbiamo votato secondo il nostro sistema democratico per rispettare il principio della nostra sovranità, non della sovranità degli altri. Ecco perché ribadisco, secondo me Mattarella ha sbagliato.